Ancora una volta la vittima designata dell'ormai classico scherzo delle Iene, è stato un rapper italiano. Dopo quello, a dir poco riuscito, subito da Gueppe che mi è andato in onda domenica scorsa in prima serata, ieri è toccato a Tre De Fan, il rapper e freestyler torinese classe 1989, che può vantare ormai una consolidata fama di lettil lover e amante del genere femminile. È stato colpito proprio sotto questo punto di vista, venendo tacciato di maschilismo. Il cantante ha avuto una reazione a dir poco concitata allo scherzo, dimostrando estremo nervosismo ed arrivando molto vicino ad alzare le mani, tanto che la Iena Nick Bello, che era stata sostanzialmente sequestrata dal rapper, ad un certo punto ha preferito rivelarsi, onde evitare che la situazione degenerasse. Lo scherzo delle Iene a Tre De Palma, la finta intervista maschilista. Grazie alla complicità del suo manager, le Iene sono entrate in possesso di alcune registrazioni vocali che Tre De Palma aveva realizzato nell'ambito del doppiaggio di un videogame di prossima uscita. Gli ideatori dello scherzo hanno poi sapientemente tagliato e successivamente riassemblato un file audio contenenti la voce del rapper, riuscendo a creare una sorta di collage, ascoltando il quale era letteralmente possibile sentire il cantante dichiarare l'assoluta inferiorità biologica del genere femminile rispetto agli uomini, nonostante l'artista, ovviamente, non avesse mai pronunciato completamente una frase del genere. Dato che si trattava di un montaggio di parole estrapolate da altro contesto, il file audio rielaborato è stato poi utilizzato per creare una finta intervista, che se fosse stata realmente pubblicata, avrebbe sicuramente potuto minare la popolarità e la reputazione di Tre De Palma, attualmente in grande ascesa nel panorama musicale, dopo il successo della hit estiva d'estate non va, pubblicata a giugno 2018 e ormai vicina alle 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. La finta intervista è servita alla Iena Nick Bello, da anni protagonista degli scherzi della nota trasmissione Mediaset, per fingersi un giornalista senza scrupoli intenzionato a ricattare il rapper. Quest'ultimo però, dopo una prima fase di sconcerto ed esitazione, si è dimostrato assolutamente non intenzionato a scendere a compromessi, oltre che particolarmente motivato, come testimoniato dal linguaggio a dir poco colorito e pregno di bestemmie, sottolineato stamattina da alcuni quotidiani, utilizzato nell'ultima parte dello scherzo, nonché deciso nel far valere le sue ragioni, con ogni mezzo possibile, incluso l'approccio fisico, tanto che ad un certo punto Nick Bello ha preferito rivelare la sua identità. Poco prima il cantante aveva tirato un ceffone alla sopra